Buongiorno, buongiorno a tutti e buon martedì 25 gennaio 2022. Un buongiorno particolare al coordinatore comunale Fratelli d'Italia, Città di Terni, Marco Celestino Cecconi. Buongiorno Marco. Ciao Paolo, con questo tempo splendido, queste belle giornate, potremmo, come molti altri, fare altro. Invece siamo qua con la nostra rassegna stampa, visto che anche oggi di notizie ce ne sono. Io partirei subito con la parte della carta stampata, che come è noto tiriamo su da tre testate, le principali, Corriere dell'Umbria, Messaggero e Nazione. E qui c'è un ricordo, una foto segnaletica, diciamo così, del fatto che ci sono degli elettori umbri che partecipano al voto in Parlamento e che si aggiungono ai parlamentari. Si aggiunge ai parlamentari la Presidente De Sei, si aggiunge ai parlamentari il Presidente del Consiglio Marco Squarta, si aggiunge ai parlamentari in quota minoranza Paparelli, già presidente supplente, diciamo così, vicario della regione Umbria, quando è stata arrestata, o meglio dire, è stata invischiata nella Sanitopoli Umbra, la presidente Catiuscia Marini, in quel gesto plateale, con quel dito, con quella smorfia aggressiva, quando si votò da sola la propria permanenza ancora per qualche giorno alla presidenza della regione, salvo poi doversi dimettere travolta dagli eventi. Paparelli in quel caso fece il presidente per qualche mese, fino alle elezioni che videro il centro-sinistra soccombere di fronte all'arrembante centro-destra. Quindi due di maggioranza, uno di minoranza, voteranno per il nuovo presidente della Repubblica, esordio con scheda bianca, come peraltro la maggior parte degli altri parlamentari, tranne qualche Butad, visto che c'è stato anche qualcuno che ha votato per Bandecchi come presidente della Repubblica, il presidente della Ternana ha votato per il presidente della Repubblica. Detto questo, andiamo avanti con la successiva notizia, che è presa dal Corriere dell'Umbria. Arvedi punta su un grande polo dell'acciaio. È una notizia che ci rincuora. Il futuro del Lazio si intreccia con quello dei siti di Cremona, Trieste, Piombino. C'è l'ipotesi di quotazione in borsa. Oddio, non poteva essere che così, cioè un'azienda grande, importante come il gruppo Arvedi, che acquisisce un polo importante che è quello della produzione dell'acciaio inossidabile, e che quindi si struttura al meglio, con il meglio della produzione a caldo che ci sia in Italia, unico polo, Terni, che produce acciaio inossidabile, come abbiamo detto più volte. E quindi ecco che nell'ambito del piano industriale del gruppo Arvedi c'è la strutturazione di un, come dire, una serie di attività integrate che vanno dalle varie produzioni alle parti laminate, alle commerciali in Turchia piuttosto che in Germania, piuttosto che in altre parti del mondo. Quindi ecco che piano piano prende forma quello che noi speriamo essere, come dire, un trampolino messo in piedi dall'azienda Arvedi con il suo Paron, proprio Arvedi il cognome del titolare, che si struttura per combattere la battaglia dell'acciaio, che è uno dei beni di maggiore necessità che oggi è richiesto sul mercato. Diciamo, ore decisive per il cambio della guardia all'AST. Venerdì il cavaliere Giovanni Arvedi è atteso in Viale Brin per una visita lampo negli stabilimenti alla vigilia della firma per il passaggio di proprietà. Quindi ci siamo, ed è una roba che probabilmente allungherà la propria ombra anche sulle acciaierie di Piombino, che in questo momento sono nelle mani di quei
gli indiani Jindal, degli stessi che hanno fatto secca la Treofan, tanto per capirci per come sono andate le cose. Quindi speriamo che anche lì la mano sapiente di un professionista del settore dell'acciaio possa metterci le mani per evitare che anche a Piombino ci sia la solita azione di depredazione di questi indiani che hanno fatto solo disastri parlando della Treofan. Andiamo poi alla terza notizia della carta stampata, che è una notizia di genere diverso, ma che riguarda un aspetto al quale siamo particolarmente sensibili. Droga, furti e violenze, la prevenzione è vincente. Il questore di Terni Failla ha aumentato l'utilizzo di Daspo, fogli di via, rimpatri. L'obiettivo è rendere questo territorio scomodo per chi vuole commettere reati. Ricordo l'appena il neo insediato consigliere di minoranza Cecconi, il quale, sempre pronto a mettere in evidenza i limiti della gestione amministrativa della sinistra, ma sempre ancora più pronto a fare delle proposte per introdurre degli elementi di novità per ciò che poteva riguardare l'ordine pubblico, una delle cose per le quali a Terni ci furono anche gli stati generali promossi da Fratelli d'Italia con l'allora parlamentare, come oggi peraltro, Cirielli, che è uno degli esponenti di punta di Fratelli d'Italia. La sicurezza è un tema sempre particolarmente importante e con delle soluzioni. Il DASPO, che è uno strumento tenuto in caldo per allontanare qualcuno dagli stadi, delle situazioni molto specifiche, intuimmo che invece poteva essere uno strumento per di fatto rendere obbligatorio una sorta di foglio di via a non entrare nel comune. Quindi di becco nel comune, nonostante il DASPO, a quel punto c'era l'arresto. E questo, sicuramente ripreso in tempi più recenti, probabilmente sta dando i suoi frutti. A proposito, per esempio, di droga, delle conseguenze del mondo magmatico negativo plumbeo che c'è intorno a questo ambito, che genera furti, genera violenza. La prevenzione giustamente è vincente. C'è un altro titolo che riprendiamo: Reati contro le donne in tribunale, una task force per i procedimenti. C'è una grande massa, purtroppo, di reati e di violenza. Si muove un mondo importante che riguarda purtroppo la violenza nei confronti delle donne, e al Tribunale di Terni si è mobilitata una task force, evidentemente, per alleggerire il carico dei procedimenti e arrivare velocemente a sentenza. Speriamo che questo, quantomeno per quest'ambito di reati, per questa serie di reati, presupponga delle attese che siano delle attese più decenti rispetto ai procedimenti civili e penali, che purtroppo in Italia sono dei veri e propri calvari. Terni Today, la prima pagina delle testate online che abbiamo messo in scaletta, ci riconduce ad un tema che è quello drammatico, perché è stata una chiusura verticale carica di eventi collaterali, debiti, bollette non pagate, chiavi non restituite, fideiussioni del comune che vedremo se verranno escussi oppure no. Comunque, piscine dello stadio, circa 300.000 euro di monte debiti per le utenze tra acqua e corrente. Fissata la data dell'udienza, l'assessore Elena Proietti fa chiarezza dopo le sollecitazioni della politica locale. L'amministrazione comunale è intervenuta tempestivamente ogni qualvolta è venuta a conoscenza di eventuali criticità. Andiamo a leggere il testo, anche se la posizione è una posizione che noi conoscevamo. Una settimana esatta dall'annuncio scomparso all'altezza degli ingressi delle piscine dello stadio, dove veniva comunicata la sospensione temporanea delle attività. Nel corso della seduta del Consiglio Comunale, da remoto è intervenuto l'assessore Proietti, aggiornando la plenaria di Palazzo Spada. Dopo le interrogazioni presentate dal Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Forza Italia, Valdimiro Orsini ancora ha qualcosa da dire dopo aver cambiato sette partiti, oltre l'intervento della consigliera Doriana Musacchi, che lei ha tutte le sue
fantastiche, mirabolanti iniziative, quasi sembra che quello che lei scrive glielo scriva non so chi, talmente, diciamo, ha di queste iniziative talmente brillanti, gli facciamo i nostri complimenti. Il 20 marzo 2022 è stata sottoscritta una convenzione, 2012 è stata sottoscritta una convenzione tra il Comune di Terni concedente, il concessionario ed il subconcessionario, in questo caso la PDS Sport, ha ricordato e c'è l'assessore. La comunicazione tra noi e la Salini concessionaria è sempre stata continua, ci sono fatture aperte a partire dal 2017. La seconda notizia è di Umbria On, che è una notizia che abbiamo messo anche questa in scaletta, ci riporta ad un tema che noi abbiamo affrontato, che è quello un po' della gestione decisamente complicata del carcere di Sabbione, sovraffollato di delinquenti di livello A, li chiamo così anche se la definizione non è corretta, parliamo di 41 bis, quindi parliamo di personaggi particolarmente pericolosi. Aggredì addirittura 5 agenti in carcere, condannato il boss pugliese Tyson. Andiamo a leggere il testo e che cosa ci dice. Gli agenti della Polizia Penitenziaria di Terni, era il 2015, lo avevano condotto all'infermeria del carcere, ma lui, il boss pugliese Filippo Griner, soprannominato Tyson, si era ribellato a quel trasloco, aveva insultato e aggredito 5 baschi azzurri a suon di spinte, calci, pugni. Gli agenti erano stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari, mentre l'uomo 39enne originario di Andria e ristretto attualmente nel carcere di Sassari, regime di 41 bis, era finito a giudizio di fronte al tribunale di Terni. Lunedì il giudice Chiara Mastracchio lo ha condannato ad 11 mesi di reclusione, in continuità con un precedente patteggiamento relativo a fatti analoghi avvenuti il giorno precedente. Nella sentenza il tribunale ha riconosciuto anche un vizio parziale di mente per il 39enne, assistito dagli avvocati Francesco Mattiangeli di Terni e Gian Gregorio De Pascalis del Foro di Trani. Una personcina di quelle raccomandabili, lo dobbiamo dire. Ultima notizia, Terni in rete, c'è qui la posizione della società Stadium, che chiarisce che cosa dice Paolo. Andiamo a leggere che cosa dice la società Stadium. La società Stadium, che gestisce le piscine all'interno della struttura, chiarisce la sua posizione in relazione alla chiusura degli impianti. La società Stadium Wellness, eccetera, eccetera, in relazione agli ormai la società Stadium è una società indipendente della subconcessionaria dell'impianto Stadium, ma solo in gestione gli spazi acqua con vigente contratto di subgestione e non ha esposizioni economiche nei confronti di terzi, cioè nonostante la grave crisi economica conseguenza del Covid. Non solo, in questo periodo di crisi ha sostenuto e si è fatta carico di oneri non dovuti contrattualmente pur di consentire ai propri iscritti l'utilizzo dell'impianto. Sforzi profusi anche per gli atleti delle squadre agonistiche di nuoto e pallanuoto, che hanno potuto così continuare ad allenarsi durante il periodo della pandemia nel rispetto delle normative di legge, ottenendo indiscussi risultati sportivi di primo piano. Quindi Stadium, pur non essendo responsabile di alcunché, si scusa con i propri iscritti ed atleti, così come con i loro familiari e tutti gli utenti della struttura, per il disagio della chiusura delle piscine dello stadio, a far valere e farà valere nelle sedi opportune i propri diritti e quelli degli abbonati. Quindi ragazzi, tranquilli, non c'è nessun problema, casomai verrà escussa la fideiussione sulle spalle di tutti noi e ci penserà il comune a ripagare tutti i debiti pregressi. Lo dico con un po' di ironia, perché tutte queste storie sono storie che pare all'orizzonte possano avere una replica. Di fatto la questione palazzetto del commercio, più che palazzetto dello sport, è una questione
che si approccia con caratteristiche un po' diverse, perché lì ci sono degli inquilini importanti che pagano affitti importanti e magari qualcuno ha la possibilità di ripianare i debiti che ha fatto per la costruzione o l'impegno finanziario che ha contratto per la costruzione del palazzetto. Vedremo poi se per caso qualcuno ci dirà se c'è in programma un minimo di attività sportiva in quello che attualmente è un bel centro commerciale. Project financing per le piscine, project financing per il centro commerciale che si trova in Viale dello Stadio e che forse un giorno diventerà palazzetto dello sport. Io ringrazio tutti, ringrazio Paolo, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e ci seguiranno e ci aggiorniamo sin da domani per un'altra puntata della nostra rassegna stampa. Un saluto, grazie Paolo. Un saluto, un grazie a te.